Bella raga, siamo qui con un unboxing importante, incredibile, che farà fare un salto di qualità al canale e anche, spero, alla mia pagina Instagram, che vi ricordo di andarmi a seguire, perché anche lì ci sono interessantissimi contenuti, ma soprattutto... No, solo quello. Mi stanno chiamando, scusate. Sì? Partiamo subito con questo pacchettino. Ad aprire il box, il contenuto. Come strumentopolo misterioso abbiamo questo fantastico microfonino, scusatemi, adattatore per microfono. Eccolo qui, in tutto il suo splendore. E voi direte, ma perché cos'è? Andiamo a scoprirlo. Ma non c'è un modo più semplice per aprire questa cosa? Ah, eccolo! Tutto qui? Era così facile? Allora, parliamo un attimo di questo acquisto. Erano parecchi anni che volevo fare il salto di qualità. Ho sempre avuto la mia GoPro Hero Session. Alla fine tutti i soldi che andavo a spendere in questi anni li ho spesi per la mia attrezzatura, per la mia macchina, per tutto quello che mi serviva per portare video di qualità e per fare video di qualità, perché comunque vi ricordo che io sono un videomaker, filmmaker, porno attore. In questo periodo ho fatto finalmente un acquisto veramente importante, mio, totalmente mio, che è appunto la moto, e quindi ho dovuto fare anche un upgrade comunque per portare contenuti di qualità. Questo tipo di acquisto devo dire che mi aiuterà anche all'interno del mio lavoro, perché una GoPro personalmente, una di quelle action cam che bisogna sempre avere, si va in vacanza, si va a fare un viaggio, si va a fare un giro, queste secondo me bisogna sempre averne una a portata di mano, ed è per questo che ho scelto GoPro Hero 8 Black. E voi direte, ma Samuele, c'è la 9, perché non hai comprato la 9? Adesso ve lo spiego, stupidi. Tralasciando il fatto che la 9 costava un pelino in più, io alla fine questa camera l'ho pagata 250 euro nuova sul sito, quindi nel caso, se volete, vi lascio il link in descrizione. Ho deciso di comprare GoPro Hero 8 Black per un semplice fatto: il fattore peso e grandezza. Sicuramente voi, o comunque una persona tra virgolette normale, non sente il peso di una GoPro, ed è giusto, neanche io lo sentirei all'interno del casco, o perlomeno penso di non sentirlo all'interno del casco. Il problema qual è? È che io questa GoPro devo utilizzarla a 360 gradi, soprattutto all'interno del mio lavoro, e quindi implementarla sul mio drone FPV, e il peso all'interno di uno di quei droni è chiaramente importante. Ora, io non dico che la GoPro Hero 9 sia il doppio, però ha un fattore di grandezza e di peso veramente importante, soprattutto se poi io volessi andarci aggiungere qualche accessorio, qualcosa per proteggerla anche per gli urti, perché comunque guidare quel tipo di droni non è assolutamente facile ed è pericoloso. Quindi ho preferito GoPro Hero 8. Probabilmente tra due, magari anche il mese prossimo, non lo so, va a finire che comprerò magari anche GoPro Hero 9 per un fattore di necessità, però per ora voglio testarla a pieno e vedere che cosa riesco a portarmi a casa, perché io vi ricordo che fino a ieri registravo con la mia GoPro Hero Session, la 4, la prima che era uscita. Non vedo l'ora di provarla, adesso facciamo un piccolo unboxing e vediamo un po' che cosa ci dà GoPro comprando la sua Hero 8 Black. Allora, all'interno della scatola ci sono già degli accessori inseriti qua sul lato, e stessa cosa per gli utilizzi, ci sono qui vari loghi, loghetti, descrizioni che ci dicono che cosa può fare e no questa GoPro. Quindi procediamo all'apertura. Ok. Ok, libretto di istruzioni, altri libretti,
adesivi importantissimi. Noi dobbiamo far sapere che siamo sponsor GoPro. GoPro chiaramente, se vuole partecipare nell'aiutarmi, sono qui. Abbiamo, wow, cacchio. Allora, devo dire la verità, non me l'aspettavo così piccola. Cioè, la batteria è veramente minuscola. Non so se vedete. Cioè, confronto alla mia mano. Mamma mia. E quanto dichiarato anche da alcuni youtuber, addirittura questa GoPro con questa batteria minuscola dovrebbe arrivare anche a un'ora e un quarto di registrato. Quindi sono veramente curioso di provarla. Esaminarla un attimo. Vi porto un attimino più vicini. Aspettate. Allora, come abbiamo visto, abbiamo la nostra GoPro Hero 8 Black. Bellissima, tra l'altro, con il suo schermettino. Non mi ricordo più di quanti pollici. Presumo sia un 3 qualcosa. Il suo supporto con la sicura. E adesso vi faccio vedere un po' di robe. Allora, abbiamo il cavetto USB-C, super importante, ottimo. Una batteria veramente, veramente piccola, devo dire. Veramente figa. Non me l'aspettavo così piccola. E infine il classico attacco che danno sempre, quello stondato. Molto carino, che non so se utilizzeremo. Si clicca questo e si apre tutto lo sportelletto, perfetto. Presa USB-C, adesso andiamo a inserire la battery, che verrà inserita in questo modo. Accendiamo. Oh. Cioè, così subito operativa. GoPro. Bestia. Ok. Mamma. Oh mio Dio, no raga, è super fluido. Ok, andiamo su GoPro app, che tra l'altro però non è aggiornata, quindi... Ok, io direi di provarla. No, non sto nella pelle, raga. Questo adattatore essenziale, quindi il fatto bello, bellissimo, immagino come pulisca i vetri, signora, pulisce che è un bijou, ne sono certo, ma posso dirvi che un comportamento del genere non va assolutamente bene. Ignoro. Tipo qua ignoro una precedenza che doveva chiaramente rispettare. Ci sta. Sì, no, beh, ma mi venga pure in braccio, signore. Ok, brother. Ho trovato anch'io, soprattutto nel volo. Mamma mia, che gente arrogante. Ecco, madonna che nervoso. La gente quando attraversa, tipo questo qui che non ha neanche guardato, e poi magari non ti ringrazia neanche, no? È veramente, veramente odiosa. Si sente veramente immortale. Poi nei grossi centri abitati, figa, ce ne sono una marea.
Sinistra, devi decidere un po' tu. Beh, ben signore. Respiro. Mi sembra alquanto esagerato questo stop. Allora, riproviamo a dare un piccolo feedback dalla GoPro. Come ho già ripetuto 10 volte, mi sono trovato addio, in ogni caso, passare da una GoPro Hero Session a una GoPro Hero 8, parliamo di un salto di quasi 4 generazioni, quindi nego ioni. Detto ciò, non so se avete visto le riprese del drone, ma allora, la prima che vedete è proprio l'istante esatto in cui mi sono alzato un po' in quota. Ero in panico totale, dalla prima batteria alla seconda, altro mondo. Ho capito i limiti, ho capito il peso, ho capito tantissime cose. Ci sarà anche qualche 125, quindi bang signore. Oppla la lai. Pazzo, 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 pazzo. Questo è un pazzo maniaco. Anche se sia in scooter, non si guida così. Oh, merda. Ah, vabbè. Ups. Non si può andare di qua. Devi per forza venirmi in culo. Bella raga, purtroppo il video finisce qui perché ho avuto dei seri problemi con il microfono, veramente non posso presentarvi una bella immagine e un pessimo audio, quindi cercherò di risolverlo ma nel minor tempo possibile. Probabilmente dovrò comprare un nuovo microfono, un nuovo lavalier, però si risolverà assolutamente. In ogni caso in questi giorni io continuerò a registrare le clip, le cose che mi succedono attorno e nulla. Ci vediamo presto. Un bacio.